Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qui con il mio secondo pupo, il mio secondo gioiellino, perché voglio registrarvi il video sul secondo parto, quindi parlarvi come l'ho vissuto, quando è avvenuto, com'è stato, dolori, contrazioni, eccetera, eccetera, chi più ne ha più ne metta, proprio come ho fatto per il primo. Infatti, se vi può interessare il video sul primo parto, lo trovate già nel canale. Detto ciò, allora, da cosa iniziamo? Cosa iniziamo a dire? Che c'è tanto da dire. Partiamo col dire che il signorino in questione non aveva alcuna intenzione di nascere, perché il mio secondo parto è avvenuto a 41 settimane più 1. Mi hanno ricoverata perché appunto non c'erano proprio segni di parto imminente e mi hanno indotto il parto. Hanno fatto la solita induzione con il gel, stessa identica tipologia che mi avevano fatto per il primo parto. Ho partorito nella stessa clinica, quindi ho avuto la fortuna di avere la mia ostetrica di fiducia e poi comunque era un luogo che già conoscevo, quindi mi sentivo un po' più a casa e poi c'è stato anche il mio ginecologo, proprio come per il primo parto. Sì. Certo. Poi devi dire altro? Che cosa? Vuoi il ciuccio? E qua mamma, il ciuccio. E quindi esattamente come per il primo parto sono andata nella stessa clinica perché lì appunto lavorava il mio ginecologo, insomma era anche di turno la mia ostetrica nonché parente e quindi sono andata a colpo sicuro, diciamo. Non ho avuto minimamente il dubbio di voler andare a partorire in ospedale, anche se c'è da dire che partorire in ospedale da un lato è meglio per la questione emergenze perché lì veramente sono pronti a tutto. Se succede magari qualcosa di grave o troppo problematico, se vogliamo, in una clinica ti fanno andare in ospedale perché ovviamente lì non c'è la terapia intensiva per i neonati, insomma, tante cose non le hanno e di conseguenza non le fanno. Però ecco, io ero un po' pronta a questo aspetto problematico con entrambi i parti perché ero consapevole che lì, non essendo attrezzati per una qualsiasi emergenza, sarei dovuta andare in ospedale, per cui sono cose che possono capitare, però mi è andata bene, per fortuna non ne ho avuto bisogno in entrambi i casi, quindi nulla da dire su questo, non mi posso proprio lamentare. E detto questo, ritorniamo al fatto che il signorino non voleva nascere e ho fatto controlli, ecografie, poi ho iniziato anche i monitoraggi perché giustamente bisognava vedere se il ciccino stava bene e tutto il resto e quindi ho iniziato a, se non erro, 40 settimane, adesso non ricordo con precisione, però non prima. Ho iniziato verso la 40ª settimana a fare i monitoraggi, perché comunque nella 39ª poi avevo avuto già l'eco di controllo ed era tutto a posto. E lui cresceva, insomma, stava bene, il liquido era ok, quindi sono iniziati poi i monitoraggi, appunto. E ovviamente con normative Covid molto ristrette, quindi ho dovuto fare il tampone ogni qualvolta dovevo fare il monitoraggio. E avere insomma la carta del vaccino perché appunto avrebbero controllato anche questo e poi ovviamente portare la mascherina. Io ricordo questo primo monitoraggio dove ho mandato questa foto, questo primo piano a mio marito mentre mi facevano il monitoraggio. Avevo questa enorme cuffia per capelli perché appunto mi hanno fatto raccogliere i capelli, poi me li hanno fatti coprire. Avevo doppia mascherina e il camice con tanto di calzari e ero veramente tutta imbacuccata. Stavo veramente crepando di caldo, avevo le goccioline di sudore che mi colavano dai lati. E mi ricordo di questa foto perché ancora ce l'ho nella galleria che l'ho mandata a mio marito dicendo adesso stiamo iniziando con il monitoraggio.
E ne ho fatti due in particolare, avrei dovuto farne di più, però veramente, cioè, io ero arrivata psicologicamente e fisicamente. Avevo poi passato le 40 settimane, quindi quando ho fatto il secondo monitoraggio, ed ero veramente stanca, cioè volevo partorire, volevo che mi ricoverassero. Però purtroppo per quanto riguarda il mio ginecologo, prima di 40 settimane più 5 lui non ricovera, è una prassi sua, evidentemente. Poi non so lì in clinica, ma credo che volendo potevano anche ricoverare prima. E quindi ho dovuto per forza aspettare la fine delle 40 settimane. E vedendo appunto che a 40 più 5 non succedeva niente, mi hanno detto di andare in quella settimana lì la domenica sera per poi avere il lunedì mattina, quindi a 41 più 1, l'induzione. Successo? L'ho colpito con un dito. E così è stato. Infatti la mattina presto, la palla, sì, la palla. Lunedì mattina del 13 settembre ho avuto l'induzione. Mi hanno ricoverata quindi la domenica sera, mi hanno tenuta lì per la notte e hanno fatto insomma tutti i controlli del caso perché io ho fatto analisi, tamponi fino tipo alla 39esima settimana perché poi sapevo del ricovero, mancava qualcosina, come anche qualche analisi del sangue me l'hanno fatta direttamente lì in clinica. Questa parte veramente da un lato la vorrei risparmiare, però se non la racconto viene omessa, quindi che c'è? Non davanti alla telecamera, mettiti qua con la palla, mettiti qua vicino a mamma. E quindi diciamo che è un po' macabra se vogliamo. Adesso vabbè, ci rido su nel senso. Stendiamo un velo pietoso, cerco di essere ironica per non appesantirmi e non appesantire, però lì sul momento è stato terribile perché non riuscivano a prendermi la vena. Io, vabbè, sembra che non ho vene. Qui proprio non si vede niente, da questo lato invece c'è qualcosina, però mi avevano fatto 850 buchi, quindi poi sono passati direttamente al polso destro, mi hanno bucato il polso e siccome non riuscivano a tirare il sangue, premendo dal polso, il sangue letteralmente gocciolava nella provetta. Per far capire, per farlo gocciolare bene, oltre a spingere, mi hanno fatto poggiare il polso per metà sulla scrivania, che c'era lì, insomma, nella stanza dell'accettazione, dei controlli, degli esami e quant'altro, e un'infermiera teneva premuto, cioè mi stringeva proprio il braccio e il sangue gocciolava, è stato terribile. Però io lì veramente ero pronta a tutto perché appunto sapevo del ricovero, dell'induzione. Era passata già più di una settimana dal termine e io ero sfinita. Come nel caso del primo parto ho avuto 5 ore di travaglio e devo dire che nonostante le contrazioni fossero dolorose perché con l'induzione ho veramente visto un sacco di video sul parto e lo dicono tutti, ma proprio tutti. Con l'induzione le contrazioni peggiorano a livello di dolore, cioè proprio sono forse il doppio o il triplo dolorose. E io in entrambi i casi le ho sentite tutte perché in entrambi i casi ho avuto l'induzione. Infatti sono state fortissime anche con lui. Anche perché poi nel caso suo io non ho rotto le acque, quindi oltre all'induzione mi hanno rotto lì il sacco e quindi la rottura delle acque è stata manuale. Insomma, è una signora esperienza che se si può evitare e vostro figlio o vostra figlia vi rompe le acque, quindi le acque si rompono spontaneamente, tanto di cappello, è molto meglio rispetto alla situazione in cui te le devono rompere loro. Quindi io mi sono con Michael veramente a livello di esperienza di parto ho vissuto tutto ciò che con Melanie non avevo vissuto perché comunque le acque me le hanno rotte loro e non le avevo rotte e con lui il collo accorciato non c'era per niente, con Melanie c'era tipo di 2 centimetri, qualcosina comunque c'era. E poi i dolori, conoscendoli, la cosa positiva è stata che sono riuscita a gestirli di più. Mi sono sembrati più dolorosi, forse perché ho dimenticato i dolori del travaglio del primo parto,
Però, insomma, mi sono sembrati tanto più tosti. Con lui ho notato che le contrazioni erano più intense, ma un po' più brevi rispetto a quelle che ho avuto con Melanie. E poi anche la fase espulsiva è stata completamente diversa, perché dopo queste 5 ore di travaglio, belle intense, lui proprio non passava, cioè aveva il testone, aveva sto testone che c'ha tuttora, e la testa non passava, cioè hanno veramente provato di tutto, nel senso abbiamo aspettato che appunto mi dilatassi, sono arrivata a dilatazione, questo non si tocca amore se non mi casca, sono arrivata a dilatazione completa e lui non usciva, cioè io veramente ho spinto con tutte le mie forze, ho avuto una forza sovrannaturale che anche psicologicamente arrivata oltre il termine non è facile da trovare. Dammi un bacio amore. Bambina si scioglie. Oh sì, ancora baci, ancora. Ancora buoni. Piano che caschi. Cara, sì. Però se tu ti metti qua, non vedono, sentono soltanto, ma non vedono la mammina. Quindi mettiti qua e prendi gli altri giochini, mettili, guarda, mettili tutti qua dentro, guarda. Una cosa, da un lato buona e dall'altra meno, è che con il primo parto appunto mi sono lacerata da sola. Con questo pure, però non è stata una cosa così immediata, nel senso, avrebbero potuto aiutarmi facendo l'episiotomia. Ma il ginecologo ha chiaramente detto all'ostetrica che poi purtroppo nel momento del parto non era la stessa, non era la mia, perché la mia ostetrica, essendo in allattamento, aveva delle ore limitate da fare per poi rientrare a casa, e l'ora del parto è arrivata proprio dopo queste ore, quindi lei è dovuta tornare a casa e mi ha lasciato nelle mani di una sua collega che... per carità, brava, pronta, comunque professionale, però personalmente io non mi sono trovata bene tanto quanto con la mia, questo lo devo dire pure. Quindi questo un po' mi è dispiaciuto, perché il secondo parto appunto non l'ho avuto con la mia ostetrica. Però detto ciò, tornando al discorso della lacerazione, in effetti mi sono lacerata negli stessi identici punti in cui mi sono lacerata durante il primo parto. Tanto più tardi, perché con il primo parto la cosa è stata più rapida, è stata più tosta, anche proprio a livello di durata, cioè il secondo parto è durato di più, il primo è stato più rapido, è durato credo una quindicina di minuti, tenendomi larga. Con lui ricordo di essere entrata in sala parto verso le 12:20, 12:30, appunto di pranzo, il parto era avvenuto alle 13:10. Cioè comunque ho impiegato più tempo. Preferisco sinceramente che sia andato poi tutto nella maniera più naturale possibile. È stato un parto più sofferto, però preferisco così. Il giorno 13 settembre alle ore 13:10 è nato Michael, che era lungo 51 centimetri e pesava 3,750 kg, cioè un patatone. Fra l'altro è nato col mio stesso identico peso, cioè... Io appena nata ero 3,750 kg, solo che io sono nata con parto cesareo. Lui è nato con parto naturale. Sti 3,750 kg, fatevelo dire, l'ho sentiti tutti. Però ci sta. Io vabbè, non ho idea di come sia il parto cesareo, non ho idea se ci siano dei pro diversi rispetto al parto naturale. Però preferisco di gran lunga il parto naturale. Non ho fatto l'epidurale, niente, perché lì diciamo che cercano di non fartelo fare, a parte che essendo clinica privata è comunque un qualcosa che loro pagano, quindi cercano di motivarti a non farlo, se vogliamo, però questo io non lo trovo molto giusto, nel senso che se una donna sceglie di fare l'epidurale, avendo fatto anche tutti i controlli del caso con l'anestesista, per me è giusto che lo faccia, cioè a prescindere se poi può sopportare il dolore meglio di un'altra donna che magari non lo sopporta tanto, però perché poi la soglia del dolore si sa è soggettiva, quindi poi varia, no? Da donna a donna, però penso che queste sono scelte molto personali, cioè
se avere un parto naturale, averlo con l'epidurale piuttosto che senza, che ne so, se anche partorire in casa, nel momento in cui magari non ci sono determinate complicazioni. Cioè, il momento del parto è un momento davvero intimo, delicato e molto personale, e secondo me è giusto che la donna sia libera di scegliere, ovviamente poi nei limiti di quelle che sono le possibilità, soprattutto se non ci sono complicanze, perché poi lì, insomma, non puoi tanto scegliere, è libera, insomma, di avere il parto che vuole e di cercare di portare a casa un ricordo più positivo possibile. Per quello che poi è il parto, che comunque è un'esperienza veramente travolgente sotto ogni aspetto. Quindi io non l'ho neanche chiesto, vi dico la verità, nonostante avessi fatto la visita con l'anestesista, non l'ho neanche chiesto perché sapevo di questa cosa, cioè di come funziona lì. Durante il primo parto poi non l'avevo avuto e seppur tanto sofferto, visto che anche parto indotto, ho preferito, insomma, lasciare che le cose andassero nella maniera più naturale possibile, in questo caso anche i dolori e le contrazioni, quindi ho lasciato perdere, non ci ho pensato proprio. E detto questo, sono contenta. Sono molto contenta perché chi mi segue già lo sa, ma per chi non mi segue lo ripeto ovviamente. La mia seconda gravidanza è stata una gravidanza piena di problematiche e di difficoltà, quindi mi è costata vari sacrifici, anche perché non è stata una gravidanza facile, soprattutto a livello psicologico, perché mi ha debilitata tanto, in quanto è stata sin da subito, sin dal primo mese, una gravidanza con minaccia d'aborto per distacco amniocoriale, quindi c'erano buone probabilità che la gravidanza non la portassi a termine e che quindi potessi perdere Michael nei primi mesi, perché io sono stata appunto 3 mesi e mezzo a letto e ho, diciamo, aspettato di entrare nel quarto mese, e quindi è stato sacrificante anche perché non solo avevo bisogno di una mano che grazie a mia madre e a mio marito ho avuto, e anche più, se vogliamo, del dovuto. Ma è stato sacrificante anche nei confronti di Melanie, perché comunque io ero a letto, cioè l'unica cosa che con lei facevo era giocare sul letto rigorosamente, perché io ho sdraiato, seduta, ero lì, e darle da mangiare. Cioè io poi mi sedevo sul letto, avvicinavo il seggiolone e le davo da mangiare, però per il resto, insomma, se la vedeva mio marito e poi anche mia mamma. Quindi ricordo in quel periodo che insomma, Melanie aveva sviluppato questo forte attaccamento nei confronti del papà, che per carità, questa è una cosa che mi faceva tanto piacere perché la vedevo felice, non la vedevo sofferente, se non la potevo prendere, o almeno passato, insomma, il primo periodo per lo più. Però d'altro canto mi sentivo in colpa nonostante non ne avessi. Perché non potevo giocare con lei come volevo, non potevo prenderla in braccio, non potevo cambiarla, metterla sul fasciatoio, farla scendere, non potevo veramente fare niente. E quindi mi ha fatto anche un po' male, perché è stato un attaccamento da un lato che derivava dall'adattamento alla situazione stessa, cioè lei vedeva che la mamma non poteva prenderla, io non potevo alzarmi, fare sforzi e quindi prenderla per nessun motivo al mondo, e di conseguenza andava sempre dal papà, quindi mi ha fatto anche un po' male questa cosa, però insomma, cioè, ci sta, nel senso, psicologicamente non è facile, perché oltre a questo dovevo comunque combattere con l'altissima probabilità di perdere Michael, anche perché se non erro alla visita del terzo mese, il mio ginecologo mi ha espressamente detto: la tua gravidanza è appesa ad un filo. Quindi le probabilità erano veramente, cioè, dell'1%, dello 0,5%, erano bassissime, minime. Quindi poi, insomma, aspettare un mese intero, perché si sa, la visita
le visite della gravidanza si fanno una volta al mese per una gravidanza sana. E io sono andata dal ginecologo molte più volte, quindi anche abbastanza allarmata. Però attendere anche quelle 2-3 settimane, visto che appunto mi visitava spesso, diciamo, era straziante, perché io dopo quelle 2-3 settimane potevo avere un esito negativo e magari non avere dolori, magari non avere sanguinamenti, cioè poteva comunque, insomma, non finire bene. Per cui, come vi dicevo, ero tanto felice nonostante magari, insomma, lì in clinica non mi sono trovata bene al 100%, o tanto bene quanto al primo parto, perché lì insomma era un po' diverso, però ero grata del fatto che avevo potuto conoscere mio figlio, che avevo avuto la possibilità di avere un parto naturale, di non essere sola, perché ho avuto mia suocera con me, quindi è stata comunque una fortuna. Non sono stata sola, ho avuto la camera privata, quindi eravamo io e lei da sole, senza altra gente, perché poi si crea sempre il caos, piano amore, e quindi è andata più che bene. Sono grata di questo e felice, anche perché il piccolino adesso sta bene, è stato un guerriero in pancia, ma lo è tuttora. Se magari, che ne so, adesso per esempio becca una febbre, un virus, o comunque sta maluccio, cerca molto il contatto con me, però sin da neonato, non so come mai, ma ha avuto sempre la cosa di voler dormire solo, di cercare di essere sin da subito indipendente, che questo sicuramente fa parte del carattere, però io lo leggo anche un po' al fatto che è forte, è un bimbo forte, nonostante abbia giustamente bisogno della sua mamma, è un bimbo molto tenace, molto vuole rendersi indipendente, vuole fare, cioè è proprio è da Michael, è proprio da Michael questo atteggiamento. L'ha avuto sin dai primi mesi di vita nella mia pancia e continua ad averlo. Ha una forza allucinante, cioè per quello che è un bambino di 20 mesi ad oggi, ha una forza veramente assurda. Infatti con mio marito lo diciamo spesso, perché tante volte magari quando pone resistenza al solletico, per esempio, oppure si attacca alle gambe per tirarci, per giocare, o ci tira gli schiaffetti, insomma, perché comunque giochiamo in mille modi con i bambini, ci rendiamo veramente conto che è una forza allucinante, che Melanie all'età sua non aveva. Poi sarà che è femminuccia, sarà che lei cresce più delicata, più piccolina, però in generale proprio lui è, non lo so, il piccolo Hulk della famiglia probabilmente. E quindi è forzuto, è tanto forzuto. E questa cosa qua l'attribuisco un po' alla forza che ha avuto di combattere per la vita, per venire al mondo. E non posso essere più grata di così. Che stai facendo, mamma? No, lì non si apre a mamma. Lì ci sono i documenti di mamma e papà, non si apre. Sono tutte le cartelle e fai il devasto proprio. Oggi abbiamo questa, stiamo sfoggiando questa Salopet presa da Lidl, che ho fatto vedere in uno dei nostri ultimi vlog. Questa qui con la magliettina a righe pagata 8,99 euro, per chi non avesse visto quel vlog, quindi andate da Lidl perché ha un sacco di capi carini per bimbi. Che stai facendo? E quindi questo è il mio principe, cioè il classico principe proprio delle favole, occhi azzurri, biondo, vero? La delicatezza di Hulk, quindi forse no, non siamo proprio sul classico. A parte. Chi? A parte. Cosa? Chi c'è? Siamo io e te, mamma, hai visto? Sì. Sì, tu. Possiamo stendere un velo pietoso sul servizio mensa. Proprio il cibo, infatti io e mia suocera per la maggior parte abbiamo mangiato ben poco. Il cibo incommentabile, delle volte era buono, non molto buono, buono, ma altre volte, cioè, no, non si può servire del cibo così ai pazienti.
Secondo me no. Ammia. Lui quando ha fame dice ammia. O dice o ammi o ammia. Cioè come dire ho fame io. Ammia. Vabbè. Mamma. Ammia. Sì, amore, vai che mamma arriva. Vai, inizia ad andare tu con l'orsetto, tieni. Che mamma arriva e andiamo a cucinare insieme. Amore mio. Vai con questo culetto. Questo culetto tondo tondo. Le infermiere dipende chi trovi, quindi sul personale, se hai delle persone di fiducia come l'ostetrica, il ginecologo, anche poi delle infermiere che ben venga, però in generale si sa che ospedali o cliniche che si rispettino, quando vai a partorire trovi un po' quello che ti capita, quindi potresti trovarti bene come no. Ammi, lui si impone, lui, infatti con mio marito lo chiamo il signor Michael perché quando arriva l'ora dei pasti e lui ha fame, cioè, a parte ripetertelo, se lo sediamo sul seggiolone inizia a fare così. Batte la mano sul tavolino come a dire: beh, io qua c'ho fame, che devo aspettare a fare? Vi dovete dare una mossa, buona sostanza. Non abbiamo potuto avere visite di nessuno se non del papà, quindi di mio marito, che è venuto dopo il parto però. Per un'oretta, un'oretta e mezza più o meno. L'hanno fatto stare anche di più, devo dire la verità. Durante il parto con me non è venuto nessuno in sala parto, ero da sola. Quindi questa è stata un'esperienza abbastanza tosta, però mi ha fatto anche crescere. Infatti un domani se dovessimo avere un altro bimbo, non è quello che spero, però pensare di partorire da sola non mi spaventa. C'è da dire questo. E infatti neanche mia suocera che era con me lì, che aveva fatto il tampone, poi comunque aveva già fatto il vaccino pure lei, insomma era tutto a posto, pur essendo con me in camera, e questa secondo me è una cosa stupida, sinceramente, vi dirò tra poco perché, pur essendo con me in camera non ha potuto assistere al parto. Dico che è una cosa un po' stupida perché essendo entrambe con i tamponi negativi, avendo il vaccino, stando in camera, praticamente dal ricovero insieme, voglio dire, se qualcuno becca il Covid, lo passa lo stesso alla paziente, cioè la paziente lo può passare se non nel momento del parto, anche in un altro momento. Quindi avrei preferito che mia suocera assistesse al parto, però non l'hanno fatto assistere, nonostante stesse in camera con me. Quindi, boh, chi ci capisce qualcosa è bravo. E quindi detto ciò, niente, ho partorito da sola. Però devo dire che questa esperienza di parto completamente diversa dal primo mi ha resa più forte, mi ha resa più matura. E come dicevo, un domani non è quello che spero, ma non avrò paura eventualmente di partorire da sola. È un bravo bimbo, è stato un bravo bimbo. È un po' più lamentone, però è carattere, cioè io non posso lamentarmi e dire è stato un bambino che in quei 2 giorni lì non ha dormito proprio, ha urlato tutto il tempo, ha pianto tutto il tempo. No, assolutamente no. In particolare in una delle 2 notti, che non ricordo se era la prima o la seconda, si è lamentato un po' di più anche dopo aver mangiato, però insomma non, cioè non posso dire di aver avuto 2 bimbi del genere, anzi hanno sempre dormito, poi sono stati anche sempre puntuali con le poppate, tante volte le poppate slittavano, quindi non posso veramente lamentarmi di niente. Per cui anche se è brontolone va bene così. Detto questo, penso di non aver tralasciato nulla. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto e volete sostenermi lasciate un bel like sotto questo video. E commentate se vi va giù nei commenti con le vostre esperienze inerenti al parto, i vostri pensieri, come l'avete vissuta, come magari preferivate che andasse, eccetera, eccetera. E soprattutto iscrivetevi perché è gratis e attivate la campanellina su in alto a destra per non perdervi nessun video che vi avviserà ogni qualvolta io pubblicherò un video o uno short. Io vi lascio un grosso bacio e al prossimo video.